Parliamo di trasformazioni generali, cioè gli spostamenti, le rotazioni, le scalature che vogliamo applicare alle entità che disegniamo. Beh, su Inkscape è possibile spostare un oggetto in maniera molto intuitiva, ovvero portando il cursore sopra di esso e trascinando, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, l'oggetto da una posizione a un'altra. Questa trasformazione può essere vincolata ad una direzione o a un'altra, ovvero in orizzontale o in verticale, utilizzando il tasto CTRL insieme al tasto sinistro del mouse. Sarà invece possibile utilizzare il tasto ALT per effettuare una traslazione dell'oggetto senza dover partire da sopra di esso, quindi da un punto qualsiasi del monitor. Questo risulta molto comodo quando, ad esempio, il nostro oggetto è coperto, si trova al di sotto di un altro oggetto, e allora sarà possibile col tasto ALT selezionarlo anche se coperto, e poi sempre col tasto ALT spostarlo e quindi agire su di esso. Una volta selezionato un oggetto, attorno ad esso compaiono una serie di maniglie, di doppie frecce, che stanno ad indicare la possibilità di scalarlo. In particolare, quello che possiamo fare è scalare l'oggetto in una dimensione o in un'altra, o contemporaneamente in entrambe le direzioni. Se vogliamo mantenere il rapporto tra un lato e un altro del nostro oggetto, quindi non perderne le proporzioni, dobbiamo utilizzare il tasto CTRL. Utilizzando il tasto SHIFT sarà invece possibile effettuare la scalatura tenendo fermo il centro della geometria. Chiaramente le due opzioni, il tasto SHIFT e il tasto CTRL, sono utilizzabili contemporaneamente e quindi sarà possibile, utilizzandoli insieme, scalare l'oggetto senza perdere le proporzioni tenendo fermo il suo centro. Utilizzando invece il tasto ALT sarà possibile scalare l'oggetto di un fattore intero. In questo caso, ad esempio, potremmo raddoppiarne le dimensioni o triplicarlo e possiamo fare questa operazione distintamente su un asse piuttosto che su un altro. È anche possibile ridurre la dimensione al 50%, quindi alla metà, a un terzo, a un quarto e così via. O, per esempio, dare un fattore negativo. E quindi, in questo caso, creare sostanzialmente una riflessione dell'oggetto. Se si effettua un secondo clic su un oggetto già selezionato, le 8 maniglie presenti cambieranno verso e permetteranno altre trasformazioni. In particolare, permetteranno di ruotare l'oggetto o deformarlo. Le 4 maniglie angolari sono quelle che ci consentono la rotazione dell'oggetto, rotazione che avviene attorno a un centro, che di default è il centro geometrico dell'oggetto, rappresentato da un piccolo simbolo a croce. È possibile spostare questo centro per cambiare appunto il perno della nostra trasformazione. E questo varrà sia per la trasformazione che per la deformazione. Utilizzando il tasto CTRL, la rotazione avverrà per passi predefiniti. In questo caso
di 15 gradi. Mentre utilizzando il tasto Shift, utilizzeremo quale perno della rotazione la maniglia opposta a quella scelta. Per ripristinare la posizione originaria del centro è sufficiente cliccare col tasto Shift sopra di esso col tasto sinistro del mouse. È utile far notare che anche la scalatura avverrà attorno al nuovo centro, qualora questo fosse spostato, se, insieme all'utilizzo delle frecce, si terrà premuto il tasto Shift. Con lo stesso criterio si potrà effettuare delle trasformazioni anche su una selezione multipla. In particolare è utile in questo caso far notare che una selezione multipla utilizzerà quale centro o il centro geometrico della selezione o il centro modificato del primo oggetto selezionato. In questo caso infatti abbiamo spostato il centro dell'ellisse verde e l'abbiamo selezionata per prima, così abbiamo utilizzato questo quale perno. Diversamente, se avessimo utilizzato il rettangolo giallo quale primo oggetto selezionato, allora il centro della rotazione sarebbe stato appunto il centro geometrico tra le due geometrie. Queste stesse trasformazioni è possibile farle anche attraverso l'uso dei tasti, di alcuni tasti della tastiera. In particolare, selezionato un oggetto, è possibile fare dei piccoli spostamenti attraverso i simboli delle frecce presenti nella tastiera. È possibile amplificare l'effetto di questi spostamenti utilizzando il tasto Shift. Ed è possibile, di contro, ridurne l'entità, ridurne il passo utilizzando il tasto Alt. Come per lo spostamento, anche la scalatura ha la possibilità di essere effettuata attraverso dei comandi da tastiera. In particolare per la scalatura ci sono due possibilità. O l'uso del punto e della virgola, quindi il punto per incrementare l'oggetto, la dimensione dell'oggetto e la virgola per ridurla, o i tasti maggiore e minore. In questo caso, per aumentare il passo, per aumentare l'intervallo tra una trasformazione e l'altra, ovvero incrementare maggiormente la dimensione o incrementare la riduzione della sua dimensione, dovremo utilizzare il tasto Ctrl. Mentre il tasto Alt ci permetterà ancora di ridurre l'intervallo tra una scalatura e l'altra e quindi permettere un ridimensionamento più raffinato. La rotazione attraverso la tastiera è invece possibile utilizzando il simbolo parentesi quadra, aperta e chiusa. Anche in questo caso, col tasto Ctrl potremo ruotare l'oggetto di 90 gradi e col tasto Alt ridurre l'incremento della rotazione. La rotazione, anche nel caso dell'uso dei comandi da tastiera, avverrà sempre attorno al centro dell'oggetto. Utilizzando invece i tasti H
e V, sarà possibile effettuare una riflessione, uno specchio dell'oggetto, sempre attorno al centro definito. C'è un'ulteriore possibilità che abbiamo per trasformare gli oggetti, ovvero la possibilità di immettere dei valori. In particolare possiamo utilizzare la toolbar di controllo che troviamo subito sopra l'area da disegno, dove vediamo esistono dei campi predisposti che permettono di modificare la larghezza, identificato con la W di width, e l'altezza. È anche possibile vincolare le due dimensioni bloccandone il rapporto. Sempre da questa toolbar sarà possibile modificare la posizione, anche se in questo caso dovremo utilizzare una posizione assoluta. Per effettuare altre trasformazioni numericamente precise, possiamo affidarci alla finestra di dialogo Transform, presente sotto il menu Object. Qui vedremo in quattro campi separati le quattro trasformazioni principali. In questo caso è interessante vedere come potremo, per esempio, applicare una trasformazione relativa. Oppure scalare gli oggetti attorno al proprio centro. Applicando la trasformazione separatamente ad ognuno degli oggetti. La stessa cosa è possibile farla anche per la rotazione e la deformazione. Per concludere, è utile ricordare che è possibile passare da uno stato all'altro della trasformazione, ovvero dalla modalità scalatura alla modalità rotazione, oltre che utilizzando dei clic del mouse anche dalla combinazione di tasti Shift S. È molto interessante la possibilità di trasferire la dimensione di un oggetto su un altro. Per farlo dovremo selezionare un oggetto, copiarlo e, selezionando l'oggetto su cui vogliamo trasferire la dimensione, richiamare il comando Paste Size. Avremo qui la possibilità di scegliere quale misura trasferire, la larghezza, l'altezza o entrambe.